Negli ultimi 30 anni l'evoluzione dell'elettronica ha dato impulso all'innovazione in moltissimi ambiti. Abbiamo microprocessori sempre più performanti ed efficienti in termini di consumi, sistemi elettronici che possono essere piccoli e intelligenti o interagire con il mondo circostante in maniera sempre più complessa. Il diplomato in elettronica deve possedere competenze trasversali per contribuire a questa evoluzione e garantirsi un futuro professionale in un mercato di lavoro che, a livello nazionale e internazionale, è sempre più ricco di opportunità. Il nostro corso forma diplomati che sappiano contribuire allo sviluppo di soluzioni originali utilizzando un bagaglio fatto di conoscenze teoriche e abilità sperimentali. Per questo percorso formativo si affronta lo sviluppo di un sistema elettronico in tutte le sue componenti, livello tecnologico hardware, livello computazionale software, livello progettuale sistema elettronico che diventa applicazione. Stimola lo studente a sperimentare applicazioni pratiche del proprio bagaglio teorico attraverso attività pratiche e di laboratorio. Favorisce le esperienze presso il mondo industriale attraverso tirocini e svolti in azienda. Offre l'opportunità di svolgere esperienze di studio presso l'Università Federico II, Dipartimento di Ingegneria Elettrica. Un sistema elettronico è formato da componenti hardware e software. Il corso di elettronica permette di affrontare nel dettaglio questi due aspetti mediante una formazione di base e due orientamenti più specializzati. Elettronica, maggiormente dedicato agli aspetti hardware, fornisce una preparazione tecnico-scientifica solida e completa, formando una figura professionale in grado di progettare e gestire sistemi e dispositivi elettronici di ogni complessità e allo stesso tempo promuoverne l'applicazione in tutti i settori, civili, industriali, sociali. Telecomunicazioni. L'elettronica pervade le attività di tutti i giorni, smartphone, dispositivi e sistemi integrati nelle automobili, ascensori, macchinari, orologi, vestiti. L'internet delle cose implica la digitalizzazione degli oggetti e dei processi con l'utilizzo di sensori e dell'intelligenza artificiale a fine di migliorare l'interazione tra le persone attraverso ambienti e processi intelligenti. L'indirizzo telecomunicazioni affronta i metodi e le tecnologie legate a internet delle cose attraverso applicazioni in vari ambiti, tra cui la salute, l'automotive, i beni culturali e le tecnologie applicate ai videogiochi. Gli ambiti professionali tipici sono l'innovazione e lo sviluppo, la progettazione avanzata, la programmazione e la gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia all'interno di aziende ed enti pubblici. I principali sbocchi occupazionali sono quelli che realizzano e utilizzano i sistemi elettronici in tutti i loro aspetti, tecnologici, progettuali e di sistema. Tra i campi applicativi che dettano anche le specifiche per il progetto, la realizzazione e la qualità dei prodotti sono inclusi in particolare l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, l'elettronica industriale e di potenza, la bioelettronica, l'elettronica organica, l'elettronica per la salute, l'auto, l'ambiente, l'educazione, l'assistenza alla disabilità e l'inclusione, l'intrattenimento, il turismo, i beni culturali, la casa e lo spazio.